Accanto di forza a bordo di un Eurofighter Typhoon dell'Aeronautica Militare Italiana. Grazie all'Arma Azzurra abbiamo avuto la possibilità di partecipare a una missione che era già programmata per l'addestramento dei piloti. Pioppo, pronto a copiare. Ok, Stemble, prendo la fa 0102, missione task visuale D, Stemble for. Ok, hai modo, ok. Una giornata come tante in Italia, una tranquilla quotidianità che rischia di essere turbata da un evento inatteso. Un velivolo non identificato entra nello spazio aereo nazionale, non se ne conoscono le intenzioni. Potrebbe essere una minaccia o magari un aeroplano in difficoltà che necessita di assistenza. Scatta la difesa aerea. Il Combined Air Operation Center della NATO di Torreón in Spagna e il Comando Operazioni Aeree dell'Aeronautica Militare di Poggio Renatico a Ferrara lanciano l'allarme e in meno di 10 minuti due caccia Eurofighter decollano dalla base aerea del quarto stormo di Grosseto per identificare il velivolo sconosciuto. Situazioni del genere non sono così rare. Ogni giorno, mentre noi viviamo ignari la nostra vita, gli uomini e le donne dell'aeronautica militare ci proteggono 24 ore su 24. Il solo quarto stormo di Grosseto ha garantito dall'inizio del 2019 un totale di 580 turni d'allarme per vigilare sullo spazio aereo italiano e di altri paesi della NATO, come Islanda e Romania, oltre ad assicurare la formazione dei piloti italiani e stranieri destinati a volare sull'Eurofighter. Tutto questo richiede elevati standard professionali che si raggiungono con continue missioni d'addestramento. L'aeronautica militare ha permesso in esclusiva ad Ascanews di prendere parte a una di queste. Con il nostro pilota, Ivan, istruttore e capo ufficio operazioni del quarto stormo, siamo in grado di raccontarvi cosa vuol dire vivere e volare per difendere i cieli italiani e di altri paesi della NATO. Ivan, parlami un po' di questa missione, che cosa stiamo facendo in questo momento? Oggi abbiamo una missione abbastanza complessa, è una 4 contro 4, noi facciamo parte della, diciamo, dei buoni e lo scopo di oggi è addestrare il nostro capo formazione. Quali sono le caratteristiche dell'Eurofighter Typhoon? Come si è evoluta la difesa aerea nazionale con l'utilizzo di questo tipo di aeroplano? Beh, l'Eurofighter è una macchina eccezionale e diciamo che le informazioni che giungono all'Eurofighter e che l'Eurofighter può anche produrre sono innumerevoli. Il pilota è sempre messo in condizione di poter avere tutte le informazioni necessarie a portare a termine, diciamo, la sua missione, il suo compito. E come si è evoluta la difesa aerea? Che diciamo al giorno d'oggi nell'era appunto digitale l'Eurofighter è la macchina giusta per sintetizzare tutto quello che è necessario per poter apportare a termine la nostra missione. In passato aeroplani meno performanti richiedevano un grosso sforzo da parte del pilota solo nella condotta basica del velivolo stesso, attualmente il pilota si può concentrare tantissimo sulla gestione dei sensori, sulla gestione delle informazioni e quindi portare a termine il task in maniera più agevole. Il quarto stormo è tra i reparti più anziani dell'aeronautica militare. Ha oltre 90 anni di vita e attività ininterrotta. Il comandante dello stormo è il colonnello Urbano Floreani, un pilota della difesa aerea con esperienza sugli F-104 e sugli F-16 e una parentesi anche nelle frecce tricolori. Qui a Grosseto abbiamo uno stormo particolare con una doppia natura. Abbiamo un gruppo operativo
È un gruppo di addestramento operativo. Partiamo dal secondo. Tutti i piloti della linea Eurofighter, non dico più solo italiani perché adesso stiamo addestrando anche i piloti kuwaitiani, vengono qui a Grosseto per il corso di abilitazione alla macchina. E quindi abbiamo questa natura di Operational Conversion Unit di addestramento, vero e proprio formazione dei piloti frontline della linea Eurofighter. Poi abbiamo un gruppo operativo che invece è il gruppo che gestisce tutti gli impegni operativi del reparto stesso. Il gruppo operativo è il nono, quello che si occupa dell'addestramento, il ventesimo. Il cavallino rampante di Francesco Baracca, asso degli assi dell'aviazione italiana, è il simbolo dello stormo e la parola d'ordine da queste parti è Scramble. Lo Scramble è un decollo su allarme. Quello che noi svolgiamo è effettivamente il ruolo della polizia dell'aria, e cioè siamo l'ente deputato dallo Stato a assistere eventuali traffici di qualunque natura, anche di natura civile, per qualunque tipo di problematica in cui richiedano assistenza. Oltre agli allarmi che facciamo a casa nostra, 365 giorni all'anno, e da Grosseto difendiamo i cieli della Slovenia, abbiamo montato d'allarme in Italia a Trapani e a Istrana, ma anche all'estero. Quest'anno abbiamo svolto il servizio d'allarme in Islanda e in Romania. Insomma, quella italiana è una forza aerea con una forte vocazione internazionale. In ambito NATO, con la cosiddetta Interim Air Policing, supporta i paesi sprovvisti di una propria difesa aerea oppure incrementa quella di altre nazioni come Albania, Slovenia e Montenegro. Ed eccolo il protagonista, l'Eurofighter Typhoon bimotore supersonico. Ordinato da 9 forze aeree, ha effettuato finora oltre 500.000 ore di volo, incluse operazioni in diversi teatri operativi, tra cui il Kuwait per l'operazione Prima Partica, la Libia per Anifit Protector del 2011 e per la difesa di paesi NATO. Costruito da 4 nazioni europee, Regno Unito, Germania, Spagna e Italia, attraverso la divisione velivoli di Leonardo e collaudato per l'Italia dall'astronauta Maurizio Kelly, l'Eurofighter è entrato in servizio nel nostro paese nel 2004 ed equipaggia gli stormi dell'aeronautica militare deputati alla difesa aerea, il quarto, il 36esimo, il 37esimo e da poco il 51esimo. È un aereo multiruolo, utilizzabile oltre che come intercettore anche per missioni Air-to-Ground e Intelligence Surveillance and Reconnaissance. Proprio in questo ruolo è stato impegnato in missioni di ricognizione aerea nell'ambito del contributo che l'Italia assicura alla coalizione internazionale per il contrasto all'ISIS.